Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Siamo nel cuore di questo tempo di Pasqua e Gesù si appresta a rincuorare i discepoli. Appena annunciato, non è un'apparizione questa, ma si torna al capitolo 14 di Giovanni, appena annunciato che Pietro lo tradirà e quindi la comunità è nello sconforto, Gesù cerca di incoraggiare questo gruppo. Ed ecco allora che lo rasserena dicendo che non sia turbato il vostro cuore, appunto perché c'è stato questo annuncio: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, perché Gesù unisce la fede in Dio e la fede in Lui, perché Gesù verrà catturato, torturato, assassinato in nome di Dio, come un bestemmiatore, come un nemico di Dio. E Gesù invece afferma che tra Lui e Dio c'è piena sintonia. Poi Gesù dà alcune indicazioni ai Suoi, indicazioni molto importanti, dicendo che anche se saranno incompresi, eccetera, nella casa del Padre vi sono molte dimore. Cosa vuol dire Gesù ai discepoli con questa parola? Che ci sono molte dimore, che l'immensità di Dio non si può manifestare in una sola persona e soprattutto in una sola comunità, ma Dio ha bisogno di tante dimore, di spazi, di luoghi, di far fiorire la sua presenza in modalità nuove e originali. Cioè Dio è fantasioso, non si limita al nostro tempio, alle nostre case, ma va oltre e lo si può trovare ovunque. Il Padre prenderà dimora in ogni creatura e allora non sarà più un luogo, lo spazio della presenza di Dio, il Tempio, non sarà più un luogo, un monte, Gerusalemme o Garizim, ma sarà una presenza, la presenza viva dei figli di Dio, laddove la comunità si raccoglie insieme, laddove ogni creatura vive, lì ci sarà Dio. È interessante cosa dice Gesù: noi prenderemo dimora presso di Lui. L'unico vero santuario dove dimora l'amore, la misericordia del Padre, è la creatura. Pensate quanto siamo belli, siamo dimora di Dio. Ecco, questa pienezza di vita divina, questo essere santuario della presenza del Signore, è proclamato in questa parola: verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io
siate anche a voi. È bellissimo questa, portare con noi questa certezza, la presenza di Dio è in mezzo a noi, è con noi. E dove sono io, dove vado io, ed è il luogo dove io vado, conoscete la via. Ma qual è la via? È quella che Gesù ha indicato, l'amore che si fa servizio, l'amore che lava i piedi. A questo punto però c'è la replica di ben tre discepoli, nella liturgia vengono riportati soltanto due, Tommaso e Filippo. Il primo è Tommaso che gli chiede, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù risponde, io sono, cioè rivendica la pienezza divina. Quando Gesù ogni volta dice io sono, ricordatevi Esodo capitolo 3, quando Mosè chiede, ma chi sei tu? Quel roveto ardente parlerà e dirà, io sono. Ecco, io sono la pienezza divina, io sono la via, la verità e la vita. Cioè Gesù è la via perché Lui è la verità. Gesù non dice di avere la verità e non chiede ai discepoli di avere la verità, ma di essere la verità. Cos'è la verità in questo Vangelo? La verità in questo Vangelo è un dinamismo divino che non si esprime attraverso formule, attraverso dottrine, attraverso leggi, attraverso ideologie, ma attraverso il dinamismo di vita che Gesù ci viene a portare. Quando questa vita si manifesta, quando la si conosce, e Gesù ce lo dice, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Allora, quando è che i discepoli fanno esperienza e conoscono il Padre? Quando vivono in Gesù e quando vivono come Gesù ha vissuto. Torniamo ancora a questo dono di sé che Gesù fa a ciascuno di noi. Dio dona la sua vita in Cristo e ci chiede a noi di vivere la sua stessa vita lavandoci i piedi gli uni gli altri. Dopo Tommaso c'è Filippo, che anche lui interroga Gesù dicendo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù dice, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. È come se ancora una volta Gesù dice, guarda che per conoscere il Padre l'unica possibilità è conoscere me, è conoscere me. Quindi in Gesù c'è l'unica possibilità. L'abbiamo visto questo Gesù, come si è comportato. Se tu vuoi conoscere Dio Padre, devi imparare a stare con me e fare quello che ho fatto io. Ecco che allora, nei gesti di Gesù, nelle opere, ma anche nelle sue parole, perché dice, non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Ecco, non soltanto le opere, ma anche le parole. Chi ascolta le parole di Gesù vive nella vita. Ecco allora la novità della bellezza della vita dove si attingono dalle parole di Gesù. Il vivere la sua parola ci rende capaci di conoscere il Padre. Ma c'è di più, perché Gesù va più avanti ancora. Chiede a tutti noi un passo ulteriore. Non chiede di credere in una dottrina, in una legge, ma chiedere di ricevere le sue opere e che le sue opere in noi possano fare cose più grandi di Lui. Questo è l'assurdo. Gesù dice che se noi aderiamo a Lui, nella sua vita e con Lui possiamo fare cose più grandi di Lui. Capite che questa è la garanzia della presenza del risorto. Perché possiamo operare, fare, vivere cose magnifiche e anzi più grandi di Lui, perché Lui è in mezzo a noi. Allora accogliamo la sua vita e diamo l'opportunità a Gesù di essere in noi operatore vivo che ci offre tutto se stesso, così da trasformare la nostra vita in Lui. Buona Pasqua ancora a tutti, buon periodo pasquale e che Gesù dimori in mezzo a noi sempre.
Thank you.